una giornata dedicata ad uno dei dolci più amati, il tiramisù, e dedicata alla raccolta fondi attraverso il partner organizzatore Teleton, insieme alla Federazione Italiana Cuochi, sezione di Treviso. Piazza San Vito, Piazza Duomo, Isola Pescheria e Palazzo dei 300, tutto il centro di Treviso mobilitato domenica 1 ottobre per la festa e, ovviamente, per un dolce assaggio. Oggi è una giornata lunga, densa di impegni, molto importante per noi della Federazione Italiana Cuochi, perché siamo tornati a Treviso, in piazza Treviso, dopo anni di assenza dovuti a diverse vicissitudini. Comunque quest'anno siamo rientrati con un grande progetto che è il Tiramisù Day, una giornata intera dedicata a questo dolce trevigiano che soddisfa tutti, dai grandi ai piccoli, a tutti. E il dolce che abbiamo presentato per la raccolta fondi di Teleton l'abbiamo fatto a Valdobbiadene, quindi nella scuola di F di ristorazione di Valdobbiadene, con gli allievi del terzo anno. Quindi l'abbiamo fatto ieri, abbiamo fatto 5.000 porzioni e oggi sono già quasi finite, siamo ancora a metà giornata, quindi molto bene, stiamo avendo dei grossi risultati, grandi risultati. Oltre alla donazione e raccolta fondi di Teleton faremo dei cooking show che si vedono alle mie spalle nel palco qui in Piazza Duomo. Oltre al cooking show abbiamo fatto questa mattina una gara dedicata agli amatori del tiramisù, quindi ai non professionisti. Abbiamo avuto 100 concorrenti e alle 3:30 decreteremo il vincitore assoluto. Un'altra iniziativa bella che stiamo portando avanti proprio in questi minuti è il laboratorio per bambini, dove le lady chef di Esso Cuochi Treviso stanno insegnando come si fa il tiramisù trevigiano, e quindi i bambini sono bellissimi da vedere, stanno pasticciando, stanno facendo diverse cose e alla fine realizzeranno questo dolce tipico nostro veneto. La famosa diatriba Veneto Friuli del tiramisù, non sarebbe più auspicabile, diciamo, unire le forze invece di fare guerra? Noi siamo delle persone che siamo abituati a fare, a lavorare, quindi non ascoltiamo queste diatribe, queste polemiche. Noi siamo abituati a lavorare sodo, a lavorare tutti i giorni, e questo è un esempio di come si deve procedere, come si deve operare nel territorio, facendo queste attività per beneficenza e valorizzando i prodotti del territorio, quindi innalzando la territorialità dei prodotti. E questo secondo me è la strada giusta per vivere tutti quanti in armonia, in compagnia, insieme, senza nessuna polemica. Noi abbiamo voluto fare questo evento per consolidare quello che è il valore della cucina come condivisione. In questo caso noi condividiamo tutto quanto il nostro lavoro, perché oggi siamo tutti quanti volontari, lo condividiamo con chi ha meno fortuna di noi, magari che il tiramisù sia dolce anche per loro. La scuola di F è sempre presente in tantissime manifestazioni. Come fate a seguire tutte queste manifestazioni, a insegnare agli studenti? Beh, il nostro motto da sempre è imparare facendo, quindi per noi è più facile insegnare agli studenti facendoli già vedere il risultato, cioè invece di insegnare tutte le materie e poi loro devono, diciamo, unirle, gli facciamo vedere il risultato e loro sanno che per arrivare a quel risultato devono imparare tutte quante le materie, e per loro è un incentivo fare questi eventi. È vero, c'è da fare, c'è da lavorare, come diceva prima il presidente, questo è un lavoro in cui si produce, il cliente va servito, va coccolato e bisogna farlo subito. Teleton effettivamente da una quindicina d'anni si è data anche una rete territoriale, ha sviluppato una rete territoriale dove ci sono per ogni provincia dei coordinatori che tutti i giorni si danno da fare per inventare e per attività, promozioni, eventi, in modo da poter divulgare l'immagine e il messaggio di Teleton e fare raccolta fondi che poi viene destinata appunto alla ricerca sulle malattie genetiche rare. Diciamo che in 30 anni di attività, Teleton nasce nel 1990, in 30 anni di attività ha sviluppato un'organizzazione medico-scientifica che è a livello dei primi internazionali, a livello internazionale, e quindi procede spedita in varie, in
varie ricerche. Mi piace ricordare le ultime novità che vengono così pubblicizzate in tema di terapia genica, che nasce da Teleton e che potrà risolvere non solo i problemi delle malattie genetiche rare, ma tutta una serie di altre implicazioni di altre malattie, insomma. Anche qui a Treviso abbiamo un progetto finanziato da Teleton. E Teleton infatti ha finanziato il Cafoncello, l'ospedale Cafoncello, della persona del professor Reuter, che studia l'insonnia fatale, una malattia che porta alla morte. Ricordo sempre che queste malattie genetiche per la maggior parte colpiscono i bambini e rendono la vita o invivibile, diciamo, oppure portano addirittura alla morte. Questa è la missione di Teleton, e appunto noi sul territorio contribuiamo a dare linfa vitale all'organizzazione. Siamo anche con Miss Treviso, che è venuta a rappresentare la città di Treviso. Abbiamo unito la solidarietà, abbiamo unito la gastronomia, adesso uniamo anche la bellezza del posto. Sono felice di rappresentare questa città, che è già bella di suo, molto attiva, grazie anche a queste manifestazioni, ad esempio il Tiramisù Day, che è accompagnato da associazioni molto importanti. E per la giornata di oggi come ti trovi? Oggi è stata una giornata stupenda, mi sono trovata molto bene, soprattutto con le organizzazioni che sono disponibili, e niente, ringrazio molto chi mi ha dato l'opportunità di partecipare a questa giornata.